Porca miseria, ragazzi. Quanto tempo è che non ci vediamo, eh? È una vita che non ci vediamo più, ragazzi. Come vanno le cose? Ah, Serafino! Claudio! Sì! E zitto! Porca miseria! E molto zitto, zitto, no, un attimo. Dicevo, Serafino, tu non ci riconosci a noi. Ma io veramente vi ho riconosciuto lì, dico... No, Serafino, tu non ti ricordi più di noi pastori. Ma chi è? Zitto, tu, zitto! Oh! Sta zitto! Io sono un ubriaco, ma parla sempre di ma Serafino! Io vi ho ricordato... Ma chi siete voi, dimmi? Ecco, vedi, te lo dicevo che non ti ricordi più di noi. Quando ti ricordi andavo sui monti a parare le pecore, Serafino? Porca miseria! A pascolare le pecore, adesso ricordi? Mi ricordo, ma... io non volevo dire questo, Dicevo, no, Serafino! Ah, allora? Sì. Ecco, vedi, non mi fa parlare... Allora, che ha fatto? Sì. A un certo punto ci... A me abbiamo detto una bella musica, io stavo con Matti con le pecore, non ero diso. Dice, ma guarda che qui c'è una bella musica che vede qua, verso Monte Granà. Ma che è vero, sì. Allora, dice, guarda, quello è proprio Isu. Ma chi è Isu? Dice, quello è Serafino. Ma no, non si dice Isu, si dice lui. Certo. Cioè, io lui e gli amici del re. Mo, sai, mo ti spiego una cosa, siccome qui tu, l'italiano... Non ne parleremo ancora dopo, già per i gusti miei, però, L'italiano lo c'acca poco. Capito? Sì. Però, per lo dialetto... Te lo garantisco. Ha parlato l'uomo sapiens, ragazzi, lui vedi. Vedi quando è brutto come la fiera. Oh, non litigate dai ragazzi. No. Io sono ubriaco, però tu ci brutto come la fiera. La Madonna, però, quando porti in mezzo lì, non gli si va a tagliare questa lingua, Oh, ma certo. Sai che ti dico, Serafino? Sì, io vado via. Dico. Allora, sai che ha fatto? No, fammi parlare tu. Fammi parlare tu. Sì. Volevo dire che se è brutto è brutto, è brutto normale, a me la sbogna domattina mi si è passata, ma io sono brutto non mi si passa, capito? Ah, beh, questo è vero. Ma adesso che gli si passa che la rinfresca subito appena gli ermaglio di ieri. Che gli si passa? Allora sono così, spontanei, eh. Tieni le cose. Oh, sai che ha fatto? Ho trovato io. Un attimo. Allora? Sì. A un certo punto, questo, per l'italiano... È zero paccato. Sì. Non è come me che quando faccio un discorso tiro innanzi non guardo mai in Noelle, capito? Io invece per dialetto, lo dialetto non c'è che devo. Sarebbero... Però non guardi mai indietro, sarebbe. Però c'è una cosa di bella. Sì. Quando ha vinto un mocco più per mogliere pego e l'asse di piscola. Sai quando è veloce? Sì. L'altra mattina. Ma non chiede a rete, se era visto non mi può vedere. L'altra mattina era mocco di scuro. Sì. Porta che metti devi dite la vita. Sì, eh. Sì. A un certo punto è arrivato da me, ha monto anche lui presto. Lui non spreca niente. Sai che ha fatto l'altro giorno, Serafino? Ti racconto questa. Sì. Non mi ha posto che ero ammazzato un agnello. Ah, ti ha detto così? Isso, ma io. Perché l'hai ucciso? Tu ci hai ammazzato un agnello. Senti qui. Sai che devo. Cosa è successo? Io già ho una pecoretta che mi fa sempre una coppiara. Ah, forte. Allora, l'altro giorno. Si dice due gemelli, parla italiano. L'altro giorno si è sgravata. Ci volevo tu. L'altro giorno si è sgravata, sì. Certo, uno con un asse si era sporcato un pochetto lì la stalla, capito? Allora io su, gli faccio il bagno, non glielo fa perché se muore, non gli faccio il bagno perché non glielo fa che se muore. Sì. E dagli che insistia, era ubriaco, quando è ubriaco non gli si combatte. L'ha fatto. Oh, gli ha avuto fare il bagno e gli si è morto. Vedi Serafino, sei morto. Mo ti spiego, questo non ha capito niente. Mi dispiace. All'agnello gli si è fatto il bagno con la cagata, perciò non ti puoi morire. Non è che sei morto con lo fai di Rovagno, sei morto dopo, quando sono giù da torci. Con lo torci come sei morto? Ah, lo sa, cioè, sai perché? Perché è abituato a torcere i fiaschi di rovine, solo perché mi... Ecco, grazie, allora... l'applauso. Oh, senti. Per chi è l'applauso, per te o per me? No, adesso non litighiamo anche per te. Ah, piuttosto, Serafì, sì. Scordami. Sì. Se stai zitto un attimo, fammi ringraziare il pubblico. Allora? Questo è un applauso che è buono, è fatto a mano, lo usi tu. È forte questa che è così. Senti, ma te vedo bene, ci fatto un sacco di successo, sì. Ci fatto molta strada, sì, ci fatto, sì, fatto. È vero, Serafino, hai fatto molta strada tu. Ma anche voi pure l'avete fatta. Infatti è vero, anche noi gli altri mangiano le pecore. Ma ha preso le pecore, ci va bene, ragazzi. Ma sulle cose come vanno? Ah, insomma. Dicevo, senti, se io portavo due caciotti. Ah sì. Ad era per Marie, te la ricordi quella che stava su sopra? Ah. Quella armastarella. Sì. Però ho dato che ci siamo incontrati. Senti, noi. Ma non è che per caso dico con tutta sta confusione ci si frega, no? No, no, me lasci qui, le guardo io. Ah, c'è anche. L'antifurto di solito. Sì, ma. Oh. Sì, ma su te dicevo, tutto come prima le cose. Non è cambiato niente, te la vedi. Sì. La capanna. Sì. Il verde. C'è tutto. I monti. Oh, ogni tanto passa pure qualche lupo. Ah, qui sono embriaco vedo tutti i lupi. La prima volta è passato un gatto e io vedo un lupo. Ma no, Serafì, era un lupo. Era un lupo, te lo dico io.
perché non mi può vedere me. Ma dimmi una cosa, c'è ancora la capanna su dove stavamo noi lì? Senti, sì. Scorrimo con me che isso non è tanto lucido. Sì. Senti una cosa, guarda, questo è tanto bravo e tutto, però quando sbaglio si combatti. E allora che siccome che la sbaglio te continuo, te ne immagini tu. Sì. Io, dato che siamo tanto amici, ecco, ci siamo visti dopo tanto tempo, ormai 30 anni. Ci mancherebbe altro. Io ero, insomma, ci avevo un'idea, dico, da fare un scambio. Ma sicuramente la pentatella. Vuoi fare uno scambio? Guarda, facciamo una cosa, io te lascio Peppe. Sì. E a me mi dai una di queste tre belle ragazze. Oh, qua, che te ci metto sulla destra. Mamma, queste mi servono. Perché te servono? A me devono cantare. Ah, ma a me anche non cantano, mi frega cosa. Ah, certo, eh. Ma senti, buona cosa, tu, che fai tanto lo sveglio, piuttosto perché non vedi a moglie là. Che è pure incinta, l'ho saputo io, è incinta. Ma che è incinta? Che io quando lavoro, quando faccio lavoro ci sto attendo, sa. Ah, tu ci stai attendo, ma io mica. No, ma beh, adesso questo è un discorso che si può anche evitare, perché sono cose che... Sì. A me preoccupa un po' perché quando sbaglio dice la verità.